Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV per l'appuntamento meteo. Veniamo da un paio di giorni con veramente freddo e neve, nuovamente la neve è tornata a imbiancare i rilievi lucani, oltre i 700-800 metri, tanta neve è caduta sui monti, altri 20-30 centimetri freschi che si vanno ad aggiungere a quella già esistente, quindi sulle montagne lucane si può sciare laddove gli impianti sono aperti, molta neve come ad esempio alla Sellata, dove la neve in montagna, in vetta, supera addirittura il metro e mezzo di altezza, quindi buone notizie per gli sciatori per il fine settimana. Buone notizie anche per il resto del popolo lucano, in quanto la situazione va migliorando decisamente dopo le piogge e le nevicate di ieri. Il tempo è in miglioramento. Vediamo l'immagine del satellite su scala europea, ci mostra tanto maltempo sull'est europeo dove c'è una vasta depressione. Vedete tutta quella nuvolosità bianca sulla destra del teleschermo. Altra nuvolosità arriva dalla Spagna e dalla Francia, frutto di un'altra perturbazione che però punterà verso il Mediterraneo occidentale. Da noi una residua nuvolosità, la possiamo vedere meglio dall'immagine più ravvicinata dell'Italia del satellite. Ecco, vedete praticamente le ultime nubi che stanno interessando i rilievi soprattutto del centro-sud, una nuvolosità che tende ad attenuarsi nel corso del pomeriggio sera. Vedete la macchia molto estesa bianca sull'ex Jugoslavia, dove sono ancora in corso delle forti nevicate. Invece da noi la nuvolosità è più fratta e più frastagliata, quindi notizie di un miglioramento. Vediamo con l'aiuto della grafica le previsioni per il resto della giornata odierna, quindi vedete una situazione che vedrà ancora una ventilazione piuttosto sostenuta da nord-ovest sul lato ionico e una nuvolosità sparsa, un po' più intensa come vedevamo dal satellite sulle zone interne, ma davvero residue localizzate, eventuali piogge sono davvero di debole intensità, non le ho neanche indicate proprio perché il tempo andrà migliorando rapidamente. Vediamo quindi il sabato cosa ci aspetta. La giornata di domani è all'insegna del bel tempo su tutta la regione, si tornerà a vedere un cielo quasi del tutto sereno, anche se non mancheranno delle nubi nelle zone interne, e verso pomeriggio sera un po' di nuvolosità in arrivo sulle zone tirreniche, per frutto diciamo di una depressione che andrà posizionandosi tra la Sardegna e la penisola iberica. Le temperature di domani, quelle sì, sono in diminuzione, le minime, perché stanotte il cielo sereno favorirà una perdita di calore durante la notte, quindi vedete le minime andranno sui -2 a Potenza, quindi gelate su molte zone interne della Basilicata, e 2 gradi a Matera. Per quanto riguarda le massime invece, valori nelle medie o addirittura un grado più delle medie di questo periodo di marzo, 10 a Potenza, 12 a Matera. La ventilazione ancora leggermente da nord-ovest sul lato ionico, sul lato del Materano, ma in serata ruoterà anche qui a sud-est, sud-est che invece già sarà presente in mattinata sul lato tirrenico. Il Mar Ionio sarà ancora mosso, il Tirreno un poco mosso. Andiamo a vedere la domenica. Domenica una situazione che vedrà un'intensificazione della nuvolosità, soprattutto sulle zone meridionali, confini con la Calabria. E nel corso del pomeriggio sera qualche pioggia potrebbe interessare le zone a ovest della provincia di Potenza, quindi essenzialmente quelle del Marmo Platano, del Melandro, zone tirreniche, con qualche debole occasionale pioggia, ma nulla di più. Un'altra nuvolosità più intensa sulle zone ioniche per via dello scirocco, e invece al nord della regione dovrebbe prevalere il sereno o un po' di nuvole sparse senza inficiare sul bel tempo della domenica. Andiamo a vedere i mari eventi e le temperature previste per domenica. Come dicevo, rinforza lo scirocco, raffiche intorno ai 30-40 km/h, non fortissime ma comunque inizia a essere moderato il vento, e tanto che lo Ionio rimane mosso, invece ancora poco mosso il Tirreno rimane sotto costa, diciamo sotto vento, diciamo alla provenienza dello scirocco, che si farà sentire soprattutto nelle zone più meridionali della regione. I valori minimi saranno ancora un po' bassi domenica mattina, ma nella notte tra domenica e lunedì aumenteranno di diversi gradi, ancora 1 grado a Potenza e 4 a Matera. Le massime aumentano ulteriormente domenica, si porteranno sui 12 gradi a Potenza, 13 gradi a Matera, insomma, come vedete, temperature che superano le medie stagionali per quanto riguarda le massime, ma le minime aumenteranno nel corso della prossima settimana, sicuramente, perché i venti da sud rimarranno per diversi giorni. Quindi, cosa dire, un weekend all'insegna del bel tempo, buone notizie per gli sciatori, e per la prossima settimana si prevede pioggia nella giornata di martedì, con quota neve in deciso aumento, perché le temperature soprattutto lunedì saranno molto alte rispetto alla media, aumenteranno di 5-6 gradi rispetto alla domenica. Martedì una lieve diminuzione con il ritorno delle piogge, e poi per il resto della settimana non ci dovrebbero essere grosse variazioni, avremo un tempo variabile con temperature sicuramente accettabili. Per oggi è tutto, buon weekend e arrivederci al prossimo appuntamento.